sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Numero 4, Emilio Salgari. Emilio Salgari fu un vero eroe triste. La scoperta che mi ha portato ad approfondire la storia della sua vita è che Salgari, quindi il creatore del personaggio Sandokan, l'inventore della saga delle tigri di Mombrashen, nonostante nel corso di tutta la sua produzione abbia raccontato storie di viaggi esotici incredibili, peraltro descritti con grande novizia di particolari, in realtà nella sua vita viaggiò praticamente pochissimo, anzi si può dire che l'unico viaggio che fece fu una piccola crociera sull'Adriatico. Questo a testimonianza del fatto che era un grandissimo sognatore. La barca, peraltro, la navigazione, era la sua grande passione. Da ragazzo cercò di diventare capitano di ventura, frequentò l'istituto nautico, ma senza mai ottenere il diploma. In vita, con i suoi libri, ottenne pochissimo successo, e questa è una storia tipica tra i più grandi. Sarebbe fin troppo ovvio citare casi di cantautori come il nostro Rino Gaetano, ad esempio, ma a me piace ricordare soprattutto che Van Gogh in vita riuscì a vendere un solo quadro. Lo stesso Gesù aveva soltanto 12 follower. Inoltre quel poco che riuscì a guadagnare fu in larga parte preso dai propri editori, invisissimi a Emilio Salgari. Durante la sua vita dovette addirittura affrontare la malattia della moglie che ammattì, e tutta questa serie di circostanze lo condussero al suicidio. Suicidio che peraltro praticò effettuando un harakiri in un parco a Torino, come un altro grande della letteratura mondiale, ovvero Ukio Mishima in Giappone. In realtà nemmeno in questo caso Salgari ottenne lo stesso successo raggiunto in questo gesto estremo da Ukio Mishima, che lo praticò di fronte ad una folla estremamente composta, anche se a tratti piangente, di giapponesi, perché al funerale di Emilio Salgari sembra che non ci fosse praticamente nessuno, perché nel frattempo la città di Torino stava festeggiando il 50° dell'Unità d'Italia.